impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo, nelle solito. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati? E egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sbagliata. Lasciate stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due andranno in un posto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella felice memoria di San Domenico di Guzman celebriamo la Santa Eucaristia, nella quale il Signore ci parla e ci rivela quanto Egli vuole compiere per ciascuno di noi. Se con umiltà, così come il suo santo servo Mosè, ci mettiamo a servizio di Dio. Aronne e Maria sparlano contro Mosè perché Mosè aveva preso in moglie una donna etiope e iniziano a mormorare. Il Signore sente questa mormorazione, questa cattiveria. Non solo, sente soprattutto l'orgoglio, perché essi dicevano: il Signore non ha parlato anche per mezzo nostro, ma ha parlato solo per mezzo di Mosè. Ora, ecco, l'invidia, la gelosia che avevano avuto accende l'ira del Signore. E il Signore li convoca. Il Signore disse a Mosè, ad Aronne e a Maria: uscite tutti e tre verso la tenda del convegno. E quando loro arrivano lì davanti, il Signore si manifesta con la nube luminosa, scende e domanda a Maria, Miriam e a Aronne di venire avanti. Ascoltate le mie parole, dice il Signore. Se c'è un profeta in mezzo a voi, io parlerò al profeta con visioni, con locuzioni, mi rivelerò anche attraverso l'umile linguaggio dei sogni. Ma non è così che io mi rivolga al mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia di tutta la mia casa. Il Signore aveva scelto Mosè come suo uomo di fiducia. Che bello! Essere uomini e donne di fiducia di Dio. Dio si può fidare di noi. Si può fidare di noi se siamo umili, se manteniamo la nostra semplicità dinanzi all'opera grande di Dio che si manifesta in noi e attraverso di noi. Noi dobbiamo essere sempre semplici strumenti. È Dio che ci esalta. E Dio che dice: bocca a bocca io parlo con lui, cioè Dio stesso, la sua parola, il suo respiro è sulla bocca e sul respiro di Mosè. Questo è l'uomo di fiducia, l'uomo che sta cuore a cuore con Dio, bocca a bocca con Dio, e colui che accoglie la parola viene nutrito da Dio stesso, dalla bocca di Dio, e questa parola la rivela. Perché questa parola si pone non attraverso visioni, non attraverso i libri, ma direttamente. Dio aveva scelto Mosè. Ecco, non sta a noi giudicare chi sceglie Dio. A volte noi facciamo anche giudizi su sacerdoti, su vescovi, su diaconi. Facciamo giudizi su uomini e donne consacrate. Chi siamo noi per dire al Signore: sì, va bene quello, però il Signore ha fatto la sua scelta. Non è una scelta umana, è una scelta divina, e noi vogliamo ringraziare il Signore per questo dono di grazia, un dono di grazia che deve portarci a mantenerci nell'umiltà,
Pensa ad esempio alle tante persone che hanno avuto esperienze mistiche. Pensate ai tre pastorelli di Cova di Iria, Giacinta, Francesco e Suor Lucia. Un'umiltà disarmante. Pensate a Santa Bernadette, nel suo testamento spirituale dice: ti ringrazio, Madonna mia, ti ringrazio, Signore, perché se in tutta Lourdes ci fosse stata una bambina più stupida di me, avreste scelto lei, non me. E io ti ringrazio per la mia stupidità, per la mia semplicità. A volte veramente, anche per quelle che sono le cose veramente con le quali noi non dobbiamo avere vergogna, anzi con candore ci dobbiamo presentare dinanzi a Dio e dire: Signore, grazie. Come dice il nostro caro padre Nicolino Maio, padre Nicolino, senza mio merito tu mi hai chiamato, Signore, nell'ordine dei Leviti. Che bello! Noi non abbiamo meriti davanti a Dio, però il Signore tante volte ci dice: ma io ti ho scelto. Non hai scelto tu di servire me, io ho scelto te. Che bello essere strumenti docili nelle mani di Dio. Ecco, ed è proprio sulle mani che vogliamo fare una riflessione. Il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo risponde agli scribi e ai farisei che mormorano contro i discepoli perché prendevano cibo con mani impure, cioè senza fare le abluzioni, non con mani sporche, con mani impure. Se tu hai le mani pulite, in questo momento come ce le abbiamo le mani? Tutto sommato sono buone, sono pulite. Se prendiamo un frutto lo possiamo mangiare, certo. Ma per la legge mosaica bisogna prendere l'acqua con un recipiente, versarla su una mano, poi con l'altra mano lavata fare le abluzioni sull'altra mano e alla fine con l'altra mano nuovamente sciacquarsi queste mani e poi scotolarle senza asciugarle, cioè tutto si devono fare asciugare al sole o con un po' di vento ed è tutto un ritualismo. Alla fine Gesù dice che la vera pulizia, la vera purezza deve essere nel cuore, non nelle apparenze, perché il Signore sa quello che c'è nel nostro cuore. C'è un adagio siciliano che dice che più pulito è la vagogna. Davanti al Signore siamo tutti manchevoli, ma Lui non ci sceglie perché noi siamo igienisti, ci sceglie perché al di là delle nostre miserie si possa rivelare la sua misericordia in noi e attraverso di noi. A Lui la gloria e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen.